Sindaco Gigli, dopo quella del Casaro, Camigliatello ospita la Sagra del Fungo, giunta alla sua 44esima edizione, una manifestazione che come ogni anno richiama migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutta Italia. Sì, io ho percorso l'intero corso centrale di Camigliatello, ci ho messo quasi mezz'ora, c'è una presenza straordinaria di persone, tenendo conto che la Sagra del Fungo, come voi avete poc'anzi anticipato, è alla 44esima edizione, quasi mezzo secolo di storia, che non vuol dire che questa è semplicemente una piccola sagra di paese, è un evento anche culturale che è incardinato nel procedimento più ampio di autunno silano. C'è stato il Casaro, c'è la Sagra del Fungo, continueremo anche per le settimane a venire, chiudendo poi nel periodo dei primi di novembre con la Sagra del Novello. Quindi è una formula particolare, è una formula di turismo rurale che si sta mettendo in movimento e che sta suscitando un successo straordinario. Certo, abbiamo avuto oggi la fortuna di avere un tempo particolarmente clemente, quasi estivo, però i momenti di intrattenimento, di spettacoli, il recupero delle tradizioni, della cultura delle tradizioni in un contesto di questo tipo, molto bello sotto il profilo paesaggistico e ambientale, coniugando anche questi profili enogastronomici di particolare qualità e rappresentando comunque il target generale di Camigliatello su questo profilo, è uno dei migliori in assoluto nell'intero mezzogiorno. Io ritengo sia una formula vincente che possiamo anche continuare per i mesi a venire. Ci siamo, giunti alla 44esima Sagra del Fungo, siamo riusciti a portare su Camigliatello e su tutto l'altopiano di Silano, da tutta Italia, numerosissime persone. Anche quest'anno, con grandi sacrifici e sforzi, con un impegno veramente sostanzioso da parte della Proloco, ma non solo, e anche di tutti gli operatori commerciali, siamo riusciti a mettere su questo evento che ormai è così riconosciuto in tutta Italia, essendo una delle più antiche sagre che si facciano nella provincia di Cosenza, ma io dico in Calabria. Anche quest'anno abbiamo allestito una mostra di micologica, siamo riusciti a classificare oltre 150 specie di funghi, quindi tutti possono vedere questa meravigliosa sagra, questo meraviglioso posto dove veramente attrae tantissima gente. Presidente, una vera e propria sagra quella di quest'anno, vista e considerata l'abbondanza di funghi. Sì, anche quest'anno il tempo ci ha dato una mano, i funghi ci sono di ottima qualità e quindi la gente può, sia durante la manifestazione sia negli ristoranti, possono degustare questo meraviglioso prodotto che la natura ci offre.